Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video sui livelli di combattimento di Dragon Ball Super. Ci sono due premesse da fare. Premessa numero 1. Nello scorso video ci sono stati alcuni errori. 1. Il livello di Piccolo non era 800 milioni, ma 80 milioni. 2. Invece Monaca ha un livello combattivo di 5. Premessa numero 2. In Dragon Ball Super i livelli di combattimento non seguono più la stessa logica di quelli di Dragon Ball Z. Vedi per esempio la fusione. E alcuni personaggi subiscono power-up assurdi senza un motivo pienamente coerente e verosimile. E i billioni stanno dopo i miliardi? Andate a vedere su Wikipedia. Ma detto questo, partiamo subito! Dopo il mini torneo tra l'universo 6 e 7, i guerrieri del settimo universo riportano la vittoria finale. E Beerus vince la scommessa che aveva fatto con il fratello, salvando la Terra dal pericolo della sua distruzione. Ma nel frattempo, insieme a Whis e a tutti gli altri presenti, chiedono al Super Sherron, dio di tutti i draghi, evocato con le super sfere del drago, di riportare in vita la Terra dell'universo 6, che era andata distrutta in passato per alcune cause naturali, facendo così un favore al fratello Ciampa. Partiamo proprio da questi dei della distruzione e da questi angeli. In realtà, in questo momento della storia, Beerus non ha solo 6 bilioni come detto nel video precedente. Avevamo detto così perché nel film della risurrezione di F, il dio della distruzione aveva dichiarato di aver usato soltanto il 70% della forza contro Goku. Ma invece, nella saga di Dragon Ball Super, ha addirittura 75 bilioni. Il fratello, al contrario, è più debole. E ne ha solo 50. Solo per dire, eh? E si stima essere uno degli dei della distruzione più deboli in assoluto. Invece, i due rispettivi angeli, Whis e Vados, anch'essi fratelli, hanno addirittura 120 e 130 bilioni. Ovviamente sono fratello e sorella. Ricordiamo infatti che Whis può mettere fuori combattimento Beerus con un solo colpo. Quindi, dopo il torneo, e dopo che tutti hanno ricominciato ad allenarsi, dal futuro giunge Trunks, che sta con l'amica di Pilaf, wow, la quale ha addirittura 7 di potenza. Comunque, Trunks, che ha attualmente 200 milioni di potenza. Trunks è inseguito e minacciato da Black, un personaggio con le sembianze di Goku che può viaggiare nel tempo grazie agli anelli del tempo. Questo, oltre all'aspetto, ha anche la potenza dello stesso Goku. Quindi sui 2 bilioni a massima potenza, ma senza trasformarsi in Super Saiyan Blue. In questo primo scontro, Goku contro Black sembra avere la meglio, ma ovviamente Black impara in fretta e riesce a scappare. Scoperto che gli anelli del tempo sono custoditi da Gowaso, che ha 60 milioni, ed è Kaioshin dell'universo 10, Beerus, Whis e Goku si dirigono da lui per raccogliere informazioni su Black. E qui scoprono che il nemico ha un'aura simile a quella dell'assistente di Gowaso, Zamasu, il quale viene disintegrato da Beerus con un solo colpo, avendo soltanto 100 milioni di potenza. Hakai. Quando tuttavia Goku, che ha 8 bilioni, Vegeta, 7 bilioni e Trunks, 200 milioni, si recano nel futuro per sconfiggere Black, trovano ad attenderli anche Zamasu. Black, infatti, rivela di essere Zamasu, ma di una linea temporale diversa, e in questo momento dichiara anche di essere in grado di trasformarsi nel Super Saiyan Rosé, che ha una potenza di addirittura 10 bilioni. Mentre Zamasu, reso immortale dalle super sfere del drago, dichiara di aver ucciso gli dei della linea temporale di Trunks del futuro. Questo, ricordiamo, ha sempre 100 milioni. Il problema, appunto, è che è immortale. Dopo un duro scontro, Goku e Vegeta tornano nel presente per allenarsi, dato che sono stati sconfitti. L'idea che viene in mente a questo punto ai guerrieri Z è quella di imprigionare il nuovo nemico in un barattolo, usando il Mafuda, tecnica usata dal genio delle tartarughe per intrappolare il grande mago Piccolo nella lontana prima serie di Dragon Ball. Trunks cerca di imparare questa tecnica e quando i guerrieri tornano nuovamente nel futuro, ovviamente non riuscirà nell'intento di intrappolare il Kaioshin. Dopo questo episodio, Goku e Vegeta affrontano nuovamente Black e Zamasu. E lo scontro sembra pendere verso il duo dei Kaioshin, finché Trunks
non ha un super power up alla Dragon Ball Super, acquisendo un'aura blu, rimanendo comunque Super Saiyan. Riesce a tenere testa a Black, e quindi si stima che abbia raggiunto addirittura i 10 bilioni. Come? Boh. Dopo un lungo combattimento, i due nemici decidono di fondersi, creando una creatura ancora più potente, che raggiunge il valore di addirittura 50 bilioni. Goku e Vegeta, allora, dopo averci preso qualche mazzata, decidono di fondersi a loro volta. Si forma Vegeta Super Saiyan Blue, che ha un valore di 60 bilioni. Riesce a fronteggiarlo e sta per sconfiggerlo, ma ovviamente c'è un colpo di scena inaspettato in Dragon Ball, in quanto la fusione scade troppo presto. Perché come sapete in Dragon Ball la fusione non serve mai a niente e non sconfiggerà mai nessuno. Trunks riesce tuttavia a prendere in mano la situazione, che ormai sembra completamente disperata, e riesce a tagliare a metà Zamasu. Il quale si diffonde come un'essenza maligna in tutto il multiverso. Goku, allora, non vede altra soluzione che richiamare Zeno, grazie al pulsante che gli ha dato lo stesso. Riesce a richiamarlo e fa distruggere qualsiasi cosa si trovi nelle vicinanze, compreso, ovviamente, Zamasu. E così la minaccia è sventata. Bene, il video di oggi finisce qui. Noi ci rivediamo al prossimo video, attesissimo, dove vi mostrerò tutti i livelli di combattimento del torneo del potere. Alla prossima. Ciao!